Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati finalmente di nuovo qua nel nostro angolo della rasatura. Altri 10 giorni di assenza per i quali mi scuserete, ma sono stato molto molto impegnato al lavoro e ho avuto qualche piccola problematica familiare che ha riguardato Massimino e quindi diciamo che non c'ero molto di testa e onestamente non avevo nemmeno tanta voglia di mettermi a fare un video. Fortunatamente tutto si è risolto, tutto bene, tutto a posto, Massimino è in gran forma, papà e mamma adesso sono sereni e quindi va tutto bene. Però mi scuserete, ma tra lavoro e problemi familiari non ho avuto veramente il tempo di mettermi a fare il video e come vi ho già detto non ho avuto veramente voglia. Allora, questa mattina però voglio ripartire con il setup che avrei utilizzato la scorsa settimana e quindi ve lo vado subito a presentare. Allora, per quanto riguarda il sapone, questo è un sapone che ho comprato veramente tanti mesi fa. Me ne sono innamorato appena l'ho avuto sotto il naso. È un sapone da barba americano di casa Stirling e in particolare sto parlando del Ben Franklin, con questa immagine veramente molto molto particolare e simpatica che come sempre vi faccio vedere da vicino. Eccolo qua, Stirling Ben Franklin, ovviamente con la sua classica composizione che adesso vedete umida perché l'ho appena utilizzato per la testa, quindi una pasta di sapone particolarmente dura, ovviamente sapone tallovato, quindi contenente grasso animale. Allora, sono andato a leggermi la descrizione tempo fa su un sito dove l'ho acquistato, dove dava una descrizione un po' divertente di questo sapone, andatevela a leggere. Però devo dire, è una profumazione particolarissima, a me piace un casino anche perché è una profumazione calda, una profumazione avvolgente, speziata, una profumazione che dura a lungo durante l'arco della giornata e le note che vengono a naso, che potete leggere anche sulla descrizione, sono chiodi di garofano, noce moscata e incenso. Questo insieme di profumazioni a me ricorda tantissimo la cera per i mobili. La cera per i mobili che veniva data ai mobili antichi tanti anni fa. Mi ricordo quando ero piccolino, stavo con mia mamma chiamava il mobiliere che ogni tanto veniva a dare un po' di cera ai mobili in legno e questo è l'odore della cera vera per i mobili, quella che veniva fatta in maniera artigianale. È questo odore qua. Né più né meno. Quando apriva il barattolo, questo signore, io mi divertivo ad annusarlo e è questo odore. Né più né meno. In questo caso vengono effettivamente sotto il naso, si riescono a riconoscere sotto il naso questi odori di noce moscata, chiodi di garofano e incenso, che per me sono qualcosa veramente di spettacolare, una profumazione speziata, calda, che mi piace tantissimo. Allora, ci vado a mettere sopra un filo di acqua perché poi andremo a prelevare dalla confezione e a fare un veloce montaggio in ciotola. Per quanto riguarda il pennello, utilizzo un sintetico che ho usato pochissimo tempo fa perché mi sono dimenticato, volevo usare un pennello in setola di maiale, però di metterlo in ammollo e quindi non ho fatto in tempo. Utilizzo comunque sia di nuovo il Chubby 2 Synth. Lo abbiamo visto pochi video fa, un pennello di casa Simpson con ciuffo sintetico ormai datato, ma secondo me sempre di altissimo livello, che niente ha da invidiare ai sintetici più moderni. Eccolo qua, con questo ciuffo sintetico che molti di noi conoscono e questo manico un po' cicciotto, però corto, che torna benissimo per il montaggio in face lathering. Quindi punte morbide e backbone, come potete vedere, sostenuto, che è perfetto, secondo me, per andare a prelevare certi tipi di sapone, così come ad esempio i saponi duri. La mette Treat Platinum, dato che ho la barba di un giorno, me la sono fatta ieri mattina e quindi andiamo con delle Platinum particolarmente scorrevoli, la mette con le quali mi trovo molto bene.
la metta che è già montata sul timeless in alluminio. Perché ho utilizzato il timeless in alluminio? Perché durante questi giorni l'ho utilizzato spesso e volentieri perché nella penultima live ne avevamo parlato insieme ad Andrea Tarenzi dicendo che è un rasoio che va gestito bene, va capito, va imparato perché essendo molto leggero bisogna andare a dosare la pressione da dare sul viso invece che alleggerirlo. Un rasoio comunque sia bello anche dal punto di vista estetico. Eccolo qua con la sua testina scalloped con queste scanalature che ne vanno ad aumentare la scorrevolezza in viso, gap ed esposizione della lametta li possiamo ammirare e questa è la finitura del manico. Rasoio, come ho detto, in alluminio, esposizione 0,45 mm, un rasoio molto dolce ma che una volta capito sa fare anche molto molto bene il proprio lavoro. Allora ragazzi, io senza andare oltre con i discorsi, do una strizzatina al manico, sia al manico, una frustatina al ciuffo del Simpson. L'acqua che è dentro la confezione del sapone la metto nella ciotolina e comincio a prelevare utilizzando soprattutto le punte in maniera tale da erodere la superficie di questo sapone, che è una pasta di sapone particolarmente dura, quindi alla fine lo vado a gestire un po' come se fosse un sapone duro, con la differenza che ora che comincio a sentire un pochino di frizione, di resistenza sul sapone, inzuppo leggermente le punte del Simpson nell'acqua che era rimasta sul sapone che ho versato nella ciotola, e continuo a riprelevare. Non abbiamo paura ora di premere, tanto al sapone non gli facciamo male. Do un'altra inzuppatina e continuiamo a riprelevare ancora un pochino. Profumazione fantastica. Molto, sono sporcato il naso. Molto speziata, molto calda, perfetta per questo periodo dell'anno. Un sapone che per chi è amante di questo tipo di profumazioni consiglio di provare perché secondo me merita. Sul sito non mi ricordo, lo descriveva come profuma come i pantaloni di un uomo in una calda giornata estiva. No, non è assolutamente così per niente. Non profuma come i pantaloni di un uomo. Assolutamente, assolutamente, anzi non puzza come pantalone di un uomo in una torrida giornata estiva, no, no, no. Veramente una profumazione spettacolare. In effetti è una descrizione un po' denigrante, eh? Come avete visto, ho dato una leggera smorzata in ciotola veloce. Voilà. Profumazione buonissima. Oh, a me ricorda questa cera per i mobili fatta in maniera artigianale dal mobiliere che chiamava mia mamma. Ma buona, eh? È una buonissima profumazione. Ragazzi, per me ci siamo già, come montaggio, guardate qui. Montaggio già molto bello, bello yogurtoso. Basta. Raccogliamo un po' di prodotto per dopo, anche perché questo Simpson tende a cederlo tutto. Iniziamo subito la sbarbata, quindi il pelo con il timeless in alluminio armato di Treat Platinum. Mi sto sbarbando in questo periodo tutti i giorni perché
Ho avuto un bel po' di appuntamenti, quindi come sapete mi piace andare al lavoro pulito, davvero professionista, no, ragazzi? Come sapete bene, voi che eravate alla cena del gruppo e i ragazzi iscritti sul gruppo Telegram di Sbarba, professionismo allo stato puro non deve mai mancare. Allora, Sbarbata piuttosto disinvolta, anche perché rasoio che ho utilizzato sempre in queste mattine. Per ritrovarci la mano dopo un bel po' di tempo che non lo utilizzavo, e devo dire che all'inizio nemmeno mi aveva fatto impazzire. Invece, a forza di utilizzarlo, ma anche in questo caso forse ero giunto a delle conclusioni un pochino troppo frettolose. Questa dimostrazione che le cose vanno poi riprovate, e nel caso se si è commesso un errore bisogna ricredersi. Perché invece in queste mattine mi ha dato veramente tante soddisfazioni. Basta. Iniziamo con l'obliquo. Rasoio che chiaramente, essendo leggero, bisogna dosare dal punto di vista della pressione che diamo. Però ecco, devo dire che mentre le prime volte non mi aveva fatto impazzire, in queste mattine invece mi sono trovato molto bene. Quindi sbarbate non solo confortevoli, molto dolci, però devo dire anche discretamente profonde. In particolar modo, almeno sulla mia pelle, per la mia barba e il mio viso, con le Rapiera Platinum Luxe. Che volevo usare questa mattina, però mi sono accorto che la scatolina era vuota e ho usato le Treat Platinum, ma tanto più o meno mi trovo bene lo stesso. Vai. Diciamo, stamani mi sto facendo un casino col sapone in faccia. Facciamo anche il contropelo. Poi mi sono fatto ramale con la fede, mi sono sgraffiato. A sciacquarmi il viso, madonna che male. Ho fatto malissimo. Mi ha fatto un danno la fede. Vedete? Sapone che anche in terza insaponata mostra le sue ottime doti. Profumazione buonissima, veramente molto buona. Che per me è perfetta in questo periodo dell'anno. Forse anche ottobre e primavera.
Montaggio ottimo. Sapone più che sufficiente per tutte e tre le insaponate. Iniziamo il contropelo. In fase di contropelo, mi raccomando, occhio a dare eccessiva pressione con un rasoio del genere, altrimenti si rischia di irritarsi. Zona baffo dove mi sono distrutto con la fede. Dentro il naso. Basta, guardate qua, guardate che botta mi sono dato. Mamma mia, mi sono sfregiato con la fede. Ma come ho fatto? Mi è rimasta. Mannaggia. Vabbè, allora, è il bello della diretta. Bene, bella sbarbata. Ah, stamani Massimino non c'è, eh. È rimasto a dormire dai nonni, quindi sono da solo stamani a farmi la barba. Ho voluto rimanere dai nonni, giustamente, ce l'abbiamo lasciato perché almeno ogni tanto anche la mamma e il papà si concedono un pochino di tempo per sé. No, è giusto, dai. Poi era contento, ce lo chiedeva, insomma. Perché no? Ben venga. I nonni lo sappiamo che sono fondamentali, sono veramente fondamentali. Allora, iniziamo ragazzi a ragionare viso umido intanto, ma guardatevi che botta mi sono dato. Con la fede, vabbè. Allora, cominciamo a ragionare sul prodotto. Volevo utilizzarlo da un po' di tempo, ma lo riutilizzerò sicuramente perché è un prodotto che mi è piaciuto dalla prima volta che ho aperto la confezione, ovvero sapone di casa Stirling Ben Franklin. Come vi ho detto, se voi andate a cercare questo sapone online, trovate su alcuni siti una descrizione un po' strana, cioè che profuma dei pantaloni di una persona, di un uomo che li ha indossati in una torrida giornata di luglio, una roba del genere. Non è assolutamente vero, è una descrizione ovviamente scherzosa. E profumazione per me è buonissima, chiodi di garofano, noce moscata e incenso, quindi profumazione calda, speziata, avvolgente, perfetta per il periodo autunno, inverno, forse anche inizio primavera. Si è comportato benissimo, una pasta di sapone dura, come avete visto, che ho trattato quasi come un sapone duro, quindi andando prima lasciando un pochino di acqua sopra, l'acqua che è sopra maturato messa in ciotola.
Con le punte sono andato a erodere la superficie, ho inzuppato il pennello nella sua acqua, ho continuato a erodere per caricare bene il pennello e poi ho fatto un veloce montaggio in ciotola. Il sapone ha reso benissimo, ottimo montaggio in tutte e tre le insaponate e il pennello è stato in grado di renderlo su tutte e tre le insaponate. Bella protezione, scorrevolezza ottima come tutti gli Stirling sono saponi con i quali mi trovo benissimo e questo in particolare ha una profumazione veramente calda che, come vi ho detto più volte, mi ricorda la cera per i mobili fatta in maniera artigianale che i mobilieri di una volta e forse anche quelli di ora danno ai mobili antichi. È quello stesso odore lì, è un odore che mi manda fuori di testa perché quando mia mamma, e ero piccolino, chiamava il mobiliere a incerare un mobile, io mi mettevo lì e odoravo questi barattoli che lui aveva nella sua borsa, è lo stesso identico odore. Ora che useremo l'after, all'inizio è un po' diverso, assomiglia quasi a un bay rum, ma dopo qualche minuto, una volta che passa la botta alcolica, vengono nuovamente fuori questi sentori di chiodi di garofano, noce moscata e incenso. Veramente un sapone che io vi consiglio di provare, particolarissimo. Devono piacere le profumazioni calde e speziate, ma questo secondo me merita. Per quanto riguarda il pennello, dirò poco, l'abbiamo usato anche poco tempo fa, il Simpson CB2 ciuffo sintetico. È un ottimo sintetico, nonostante siano passati anni dalla sua uscita, è sempre un ottimo sintetico. Barbe lunghe, barbe corte, barbe di un giorno, barbe medie. Un bel ciuffo con le punte morbide, ma la spina dorsale sostenuta, perfetto con creme, paste di sapone morbide, paste di sapone dure e hard soap. È un pennello all around che si comporta sempre, sempre benissimo e secondo me merita ancora oggi perché credo che dia comunque del filo da torcere anche ai nuovi pennelli sintetici presenti sul mercato. Treat Platinum, c'è poco da dire, tra le mie Platinum preferite insieme alle Rapiera Platinum Lux, insieme alle quell'altre come si chiamano, le Gillette Ruby. Sono tra le Platinum che probabilmente utilizzo più spesso. Sono lamette ottime con le quali mi trovo magnificamente. Infine il Timeless in alluminio. L'ho utilizzato perché nella penultima live ne abbiamo parlato insieme ad Andrea Tarenzi di questo rasoio. Un rasoio bello, come tutti i Timeless, ben fatto, ottimamente realizzato e costruito, testina scalloped, quindi con venature, con scanalature che vanno ad aumentare la scorrevolezza, gap 0,45 mm, non ricordo il peso ma lo scriverò nella descrizione, ottimo grip, è un rasoio che essendo molto leggero va imparato a gestire, a capire, quindi qui non dobbiamo alleggerire la pressione ma dare la pressione, trovare il giusto angolo e vi garantisco che offre delle sbarbate non solo molto confortevoli e dolci, ma anche profonde. Io lo preferisco soprattutto con le Rapiera Platinum Lux, dove riesco ad andare molto anche in profondità, però anche con le Treat Carbon mi ha dato e mi ha donato veramente una sbarbata super. È un ottimo rasoio che all'inizio non mi aveva fatto impazzire, ma in questa settimana, 10 giorni in cui l'ho utilizzato con una costanza veramente alta, mi ha fatto ricredere anche lui. Forse l'ho capito meglio, l'avevo giudicato in maniera un pochino troppo superficiale e veloce, e oggi devo dire che invece è un rasoio che, avendolo usato per una settimana abbondante in fila, mi ha dato veramente delle ottime soddisfazioni. Quindi, per chi mi dice consigli di prenderlo, beh, probabilmente sì, perché comunque si compra un ottimo rasoio. Uno probabilmente dei rasoi top in questa categoria di materiale e di prezzo, è un oggetto che non fa assolutamente brutta figura nel nostro armadietto, ma anzi ce ne fossero. Bene, ho cercato di essere rapido, ragazzi, eh? Ho cercato di essere rapido. Ora ci diamo l'after, che è lo stesso ovviamente della linea, quindi sempre Stirling. Ben Franklin con la sua botta alcolica incredibile, ma una profumazione madonna, ottima e soprattutto persistente. Allora, prima di tutto la testa. Allora, l'after è una cosa che all'inizio è completamente diversa.
Ah, innanzitutto un qualcosa che lo rende quasi fresco, lì per lì. E poi, a naso mio almeno, è come applicare un Bairum, più o meno. Mi ricorda tantissimo il Bairum, specialmente tipo il Bairum Extra, mi fa venire in mente quello. Poi questa nota però particolarmente alcolica svanisce e vengono fuori i tre sentori di cui abbiamo parlato finora, quindi chiodi di garofano, noce moscata e incenso. Buonissimo. Persistenza esagerata, almeno sulla mia pelle me lo do stamattina, ci arrivo fino a questa sera. Poi anche sui vestiti lascia un ottimo odore. Veramente ottimo. Vai. Allora, sbarbata, spero di non avervi preso troppo tempo. Mi dispiace essere mancato per una decina di giorni, ma come vi ho detto, ho avuto un bel po' di lavoro da sbrigare, soprattutto un po' di problemi familiari riguardanti Massimino, che però si sono risolti nel migliore dei modi, quindi va tutto bene, grazie a Dio. E niente, quindi oggi ho recuperato il video e il setup che volevo fare. Ragazzi, io ho finito la mia sbarbata, ottima, veramente ottima anche stamani. Adesso sistemo tutto e scappo al lavoro perché sono giornate fitte, fitte di appuntamenti. Io ragazzi vi saluto, spero l'ultimo video che non ho fatto comunque sia di recuperarlo, di farne magari uno in più. Sono indietrissimo con i commenti, veramente molto molto indietro, cerco di recuperare, ve lo prometto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo, spero, prestissimo con un nuovo video e anche delle novità. Buona giornata a tutti, ragazzi, a presto. Ciao!